Una delegazione proveniente dal Mozambico, dallo Zambia e dal Sudafrica, ospite a Torino del Centro Internazionale di Formazione dell'ILO, ha visitato le cave germaire, site nel parco fluviale del Po a Carignano, esempio di successo di interazione tra attività estrattiva e ambiente. Obiettivo della visita: elaborare proposte per attivare politiche di sviluppo in Mozambico legate all'avvio di importanti attività estrattive nel nord del paese. Il parco ha ospitato insieme al Consiglio regionale e all'ILO a Torino la visita alla zona delle cave del Parco del Po, un'area dove le quattro parole chiave che la nostra regione ha attivato in questi anni, cioè parchi, pianificazione, promozione del territorio con dei marchi come il nostro Collina Po, e il tema della candidatura internazionale di queste risorse sui patrimoni UNESCO, in particolare Man and Biosphere, sono stati elementi che abbiamo potuto raccontare ai nostri ospiti. Qui i parchi sono anche economia. ILO ha un programma con altre agenzie delle Nazioni Unite in Mozambico per sostenere il dialogo sociale, la relazione, le relazioni industriali nel paese. Il Mozambico ha dei grandi giacimenti di carbone, di gas, e un'opportunità di sviluppo, ma anche un rischio serio di conflitti. Quindi l'obiettivo della missione è vedere quello che viene fatto, le buone pratiche che sono state sviluppate in altri paesi, in particolare in Italia, per riuscire ad avere una gestione, una ottima gestione delle relazioni industriali, creare posti di lavoro nel paese.